Bello a tutti ragazzi e benvenuti, ma soprattutto ben ritrovati in questo nuovissimo episodio dell'MSP. Oggi giornata di grande provino, perché siamo in macchina ragazzi, come potete vedere, direzione stazione, perché come avete potuto leggere, intravedere dal titolo e dalla miniatura, oggi è il giorno di provini importanti in casa MSP. Perché? Perché sì! Perché quest'oggi ci sono due dei personaggi più riconosciuti a livello calcistico su YouTube per la loro forza e non solo. Stiamo appunto parlando di Gilbert Nanà e di Sergio Cruz Pereira. Quest'ultimo ex giocatore di Serie C, quindi secondo me ci farà vedere veramente delle belle cose. Stiamo andando a prendere Gilbert Nanà e dopo, successivamente, ci raggiungerà Sergio direttamente al campo, signori. Eccolo! Signori, direttamente! No, vabbè. Neanche il tempo di caricarlo su in macchina e già che viene fermato per le foto, ragazzi, è una star completa. Allora Gilbert, sali, ti devo mandare, dai bro, ci sei. Sono carico, bro. Sali, devo mandare. Sono carico. Penso che questo è il mio terzo, il mio quinto provino. Qual è la categoria più alta che hai giocato? La categoria più alta che ho giocato, io ho fatto la Serie D con la Cittanova. Serie D? Sì, io ho fatto solo 3 partite con loro e dopo loro mi hanno prestato con una squadra d'eccellenza. Nei dilettanti quanti gol? In dilettanti senza contare, perché adesso mi stai divertendo come una squadra di terza categoria, sono a 15 partite, 10 gol, 5 assist questa stagione. E domenica io ho fatto doppietta, perdiamo 1-0, io ho fatto un doppietta domenica. Allora Gilbert, no, sei il nostro attaccante, perché abbiamo bisogno di qualcuno che fa doppietta, tripletta anche noi qua all'MSP. Gilbert, hai un bel curriculum e quindi puoi essere veramente veramente interessante, perché hai delle apparizioni in Serie D addirittura, sì, con la Cittanova, quindi non sei da sottovalutare. Dopo mi viene infortuno. Ah, sei infortunato? Sì, mi sono infortunato con la Verbania in eccellenza. Il ginocchio crashata tutto, il mio ginocchio era rotto. Ed è lì che ho imparato a palleggiare di testa, perché non potevo più giocare di piedi. E da lì è nato il tuo record? Sì. Wow. Cioè, sai che io questa cosa non lo sapevo. Voi dovete credere a vostri soldi. Quindi praticamente da un infortunio sei riuscito a creare una carriera, sì. E sei riuscito a diventare il Gilbert che tutti noi conosciamo. Sì, sì, sì. Andiamo verso Sergio Cruz, che è già arrivato al campo. Ci siamo? Eccolo qua, signori! È proprio lui, Sergio Cruz, don della don. Ciao, stai, amico? Posto? Sei carico? Vediamo, sei carico? Sei il carico. Livello di questa squadra, proviamo a fare il meglio, anche se siamo un po' vecchi, ma mettiamo il massimo impegno. Più si è vecchi e più il vino è buono, perché è maturo . E tu l'hai sempre dimostrato. Lì c'è il tuo amico Gilbert, guardalo. Mamma mia, allora è un profilo di qualità questa. Voglio vedere se non muoio mai nella parte atletica oggi. Oggi si spacca le gambe, ragazzi. Che senso? Comunque io saluto le difensore del lì e la squadra e speriamo che siete pronti fisicamente. Ho già capito, provino finito male. E vabbè, bando alle ciance, andiamo direttamente verso il campo, signori. Ma si fa il matrimonio oggi, guarda come mi sento bene. Ma si vede che è un calciatore, ma è un calciatore lui, dai. Andiamo verso gli spogliatoi, andiamo. Keep going. Hai visto? Tutto bene? Qualità oggi, Qualità. Come stai, bro? Tutto bene? Tutto a posto. Oggi si alza la qualità. Oggi si alza la qualità, signore. Si alza la qualità, Andiamo. Sei pronto? Tu sei pronto? Io sono sempre nato pronto. No! Andate così. Siamo venute nella casa dell'MSP. Nella casa dell'MSP, ragazzi. Colby. Ciao. Siamo. Oh! Ciao mister! Ciao! Ho fatto il piacere di mister, Gilbert. Sergio, piacere. Brunetti. Ti ho portato altri due giocatori. Dopo Simone. Ti ho portato
nato temporata al D2. Questi sono forti, eh? Sì. Lui è campione del mondo. In Parigi con la testa. Con la testa. 20.400. 2 ore e 15 minuti. Ho fatto tante squadre anche. Dopo sì. Vediamo allora. Ci sono vinto la prova. Sì, allora. Sì, sì. Chiacchiere, vediamo dopo. Quindi il ruolo palleggiatore di te. No, attaccante, punta fixe, se la faccia e tutto. Tutte le loro davanti possono giocare. Poi abbiamo uno che più dimentico la serie C. 35 appunto, quindi 35 dove hai tenuto fino adesso? nel rush finale. Esatto. e adesso che conta non sono un bomber, però quelli 6-7 gol facevano non poco. Adesso li farei... speriamo che se divertiamo, vorrei cambiare ragazzi, ci vediamo in campo. Ok, mister, 4 minuti, ciao a tutti. Ciao. Signori, non vedo l'ora di vederli in campo. Sei pronto per andare in campo? Sono pronto. Sono arrivato fino a Bologna per vedere questa squadra da vicino com'è. Ciao! Ciao ragazzi. Siamo ragazzi, ci siamo, eh! Ciao raga! Finalmente raga, perché la gente come noi non molla mai! Indirettivamente per più fattori siamo andati dentro una merda che io personalmente ci ho messo anche troppo a smaltirla, perché i problemi erano di vario genere. Di quelle due partite del cazzo lì. Quindi è una squadra che alla fine della fiera ha 3 punti più di noi, non 10.000. Ok? Siamo carichi. Fai pure le trazioni. Oh, Giuseppe! Che succede qua? Dai, Giuseppe! Che forte, Giuseppe! Ciao, Giuseppe! Mamma mia, ha ribaltato Giuseppe, cosa è successo? Allora Sergio, come sta andando il riscaldamento? Allora, io mi sto riscaldando molto piano perché sapete che ho una certa età. Invece Gilbert lo vedo bello carico, che corre, corre di più di tutti. A un certo punto dovevano fare le spalate, ha buttato 2-3 a terra, ho detto calma Gilbert, calma, siamo tutti amici qua. Però eccolo là. Eccolo, la gente come noi non molla mai, signori, è carico. Allora ragazzi, non li disturbiamo troppo perché giustamente si devono allenare e bene, perché c'è bisogno di stare concentrati, che oggi è importante, molto importante per loro. Ah, parte atletica? Io sono venuto per la partitella, non capisco cos'è parte atletica, non l'ho mai fatto in vita mia. Parte atletica? Infatti faccio qualcosa in meno, ragazzi. sconto influencer. Attenzione, partita la parte atletica. Mamma mia Gilbert. Mamma mia, guardate come spinge.
che leone. C'è quello a fianco a me, va più veloce di me. Pensa un po'. Adesso. Però sto partendo da solo, quello è il problema. Questo è un bel test, Partito. 4:33. Pronto? Vai. Dai, forte. Mamma mia. 4:15, sei migliorato. Sono molto soddisfatto che non sono il più lento della squadra, eh. Qualcuno ha messo sotto, eh. Infatti ho visto. Però vedo che Gilbertone sta dando tutta la vita sua qua. Ma qua ragazzi Gilbert non molla niente, Non molla niente. Guarda là come arriva dal Camerun, ma dove arriva quello dai leoni. Non molla niente. Guarda la sua faccia. Non molla niente. Com'è? Si senti, bro. Si sente, eh? Deve sentire caso qui. La seconda abbiamo fatta di qua o di là? Allora prof, come li stai vedendo questi? Qua andiamo fortissimo, andiamo siamo forte. Oltre la velocità del suono. Attenzione! Sì, vogliamo spaccare tutti i limiti possibili, le barriere possibili. Ok. Fotocellule, prova di velocità sui 30 metri e si va. E gara si va. Coppie, vediamo, qua ci sono i dati e ci sono i tempi, non posso barare, non posso. Uomo! Va bene, dai, stiamo riscaldando. Oh, primo gol, Non è male. Una palla toccata, un gol, Attento, Pecco. Non male. Qua rubo il posto d'attaccante, state attenti, Oh, Simo, com'è? È riuscito a segnarti? È riuscito a segnarci, sarebbe un palo, ci stavo arrivando. Ci sta arrivando. Dopo in partita la vede, deve stare contro di me. Adesso vediamo. No! Dai Gilbert, potevi segnare. Segnare adesso. Dai. Sì! 1-1. Bello! Due tiri. Due gol. Ma c'è la Pecco un po'. Si sta scaldando per la promozione. Si sta scaldando! Questa è bella! No! Signori, è svenuto Gilbert, purtroppo. Ha ciccato un po' il pallone. È l'ultimo. Bello! Oh, ma che vuoi portiere lì? tuffi! Ragazzuoli, al provino di Gilbert Nana non siamo soli, perché c'è anche Non Parla Tanto e Andrea Cantinotti, signori. Allora, come state vedendo fino ad ora il loro provino? Allora ragazzi, c'è da dire che Gilbert Nana è un ragazzo d'oro, c'ha il fisico che wow, però i piedi ragazzi, lasciamo stare. Concordo in pieno. Allora prof, come hai visto fino ad ora i ragazzi? Non mi voglio sbilanciare sui ragazzi, perché comunque li sto vedendo adesso per la prima volta, per cui sicuramente uno di loro ha un percorso di un certo tipo, di un certo livello, per cui dovrebbe sicuramente essere un'ottima risorsa. E vediamo se investire su questi ragazzi, se la società avrà voglia. Qua insomma adesso manca un certo Samuel, che comunque ha lasciato un po' di amarezza tra i ragazzi, per cui andrà rimpiazzato. E allora andiamolo a scoprire ragazzi. Non troppo basso. Fuori. Dai lì, non andare. Bravo, è presa! Fuori! Bravo! Questa, via! Lascia!
Allora, abbiamo fatto un attacco contro difesa. I difensori appena prendevano palla dovevano rientrare tutti. Noi dovevamo cercare di fare gol subito. E comunque vedo la difesa bella sveglia. Gli altri sono come tanti albi. Ci siamo, pochi siamo. Siamo alla fase offensiva. Adesso dopo dobbiamo fare un gol subito. Allora ragazzi, adesso stanno per iniziare la partitella. Penso che è iniziato proprio adesso. Il momento clou del provino inizia in questo preciso momento. Vediamo se riusciranno a fare gol e a farsi valere per entrare ufficialmente in squadra, ragazzi. Quasi gol di Gilbert, eh? Dai Gilbert! Ragazzi, mi sono appena reso conto che nelle partitelle sono contro, quindi è Gilbert Nana contro la squadra di Sergio Cruz. Vediamo quale delle due squadre la spunterà. Non sai chi vincerà? Secondo me la squadra di Sergio, secondo me. La squadra di Sergio? Eh sì. E lui farà gol? Secondo me sì. Come gestisce il gioco? Attenzione, ripartenza pericolosa, prova il tiro, palla che non va. Attenzione, Sergio, mamma mia che numero che ha fatto Sergio in mezzo a due, va via, che giocata da parte di Sergio, mamma mia, bellissimo. Attenzione, ma Kurim prova la giocata con Sergio, palla che non va. Giocata in mezzo a due, bellissima di Sergio. Attenzione, palla che non va. Bello, prova il numero Sergio, non li riesce. Sì, attenzione, Dedo, palla dentro per Gilbert. Bello il movimento. Bello l'aggancio di Sergio. No. Fine primo tempo, 0-0. Partita bloccata, signori. Partitella bloccata. Il ritmo c'è. Ho visto Gilbert correre tanto e anche Sergio fare due o tre giocate, ragazzi, di alta qualità. Io adesso mi aspetto un secondo tempo dove spero possano prevalere i gol. Il mister incita ad aumentare appunto la qualità, perché il ritmo c'è e si vede, però mancano i gol, ragazzi, manca la sostanza. Attenzione! Bello! Gran gol! 1-0 per la squadra di Gilbert. Ragazzi, era libero, poteva dargliela. Sì. Ce l'hai. Bello! 2-0 per la squadra di Gilbert. 2-0. Qui la vedo male per Sergio, la vedo male. No. Sì, vai, giocata per i fotografi per Sergio, che non li riesce. E ha segnato, incredibile, gol di Gilbert. Primo gol in promozione per Gilbert Nana, signori, ha segnato. Obiettivo centrato. Allora, doveva segnare almeno uno dei due, ha segnato Gilbert. Oh,
Oh dai, no, Sergio, dai, Sergio, ora devi segnare. Qui 3-0. Domina la squadra di Gilbert, ragazzi. Domina la squadra di Gilbert. Forte, forte, forte. Mamma mia, sombrero su Gilbert. Che giocata. E se la ride. Conte. Solo. Solo. Che giocata. Vuole la doppietta. Allora ragazzi, per gli ultimi minuti Sergio si è spostato punta. Secondo me può segnare, il gol è nell'aria. Forza, lo rifarà Gilbert. Porta Gilbert. Forza, dai Gilbert. Forza, passo. Vedo. Oh. Bella. Ah. Quasi. Minuti finali, siamo agli sgoccioli di questo provino, di questo allenamento all'MST, ragazzi. Vediamo un po'. Sì. Ultima azione. Dai che segna. Sì. Bravi, è finita signori, è finita, finisce qua questo magnifico provino, finisce qua la partitella, vince la squadra di Gilbert Nanà, signori, vince la squadra di Gilbert con gol, qualche pallonetto, qualche mezzo tunnel ho fatto, quindi quello è importante. Però sei un bomber e tu no, lo sai, io gioco sei punta esterna, ma quale bomber? Sei bomber, devi metterla dentro, oh, ti hai fatto battere la Gilbert, oh. 1-0, grande giocatore Gilbert. Grande giocatore, molto carico, sono contento per lui. Come hai visto i ragazzi, come hai visto la squadra, come è andata secondo te? Li ho visti bene, i ragazzi sono preparati, quindi l'obiettivo qual è quest'anno? Beh, l'obiettivo era quello di poter ambire magari la categoria quella dopo, successiva, però purtroppo si è incappati in un anno un po' così così e quindi adesso l'obiettivo è cercare di arrivare fino in fondo al campionato bene. Avete il potenziale per farlo e tra un po' tornerà anche Off Samuel, giusto? Sì. E anche Goyo Ormella, che non c'era oggi perché purtroppo si è ammalato e quindi appunto il grande bomber nostro Goyo Ormella non, vabbè, non c'è. Gilbert Nana adesso. Però adesso abbiamo Gilbert Nana. Eccolo! Campione del mondo, non solo in palleggi con la testa, ma anche in MSP. Oh. E potevo fare di gol. No, potevo fare di più. Davvero, potevo fare di più, non lo so. L'allenamento è molto importante. Però la gente come noi. No, non mollo mai, loro lo sanno. Non mollo mai, potevo fare meglio. Hai fatto bene. Sì, io ho fatto il gol, potevo fare meglio. Perché con le mie qualità che conosci, pensi che potevo fare meglio. Direi che è andata bene, ma l'ultima parola, Gilbert e Sergio, spetta al mister. Che salve! Chiederei un parere su come ha visto questi due ragazzi quest'oggi in questo allenamento. No, post partita. Molto bene, mi sembravano molto integrati anche con col contesto della squadra. Sì. Sia col lavoro del prof, ma anche quando abbiamo lavorato a livello un po' tattico, dimostrando buona tecnica. Sergio è il fiuto del gol per il bomber. Per il bomber, Gilbert. Quindi ci vediamo domenica. È già fatta. Ci vediamo domenica. Beh, dai, direi che provino passato con successo. Rimane che andare a capire quanto ha la firma. Nel senso. Vabbè, noi veniamo per la gloria. Perché la gente come noi. Non mollo mai. Chiamerei anche Simo Peco. Allora, grazie. Come hai visto? Siamo qua. Ormai lo conosco qua. Ho fatto 2-3 numeri in mezzo al campo. Gilbert ha fatto gol, quindi secondo me non c'è.
non c'è niente da dire. Ho visti un po' col lavoro del prof, visto che scattavate. Chissà se magari una domenica possono essere. Tanto riesce a darci una mano. Io sono libero, quindi svincolato. Quindi potrei venire alla partita. Vediamo se arriva quanti like. Se questo episodio arriva a 25.000 like, deve esplodere. Fai un transfert per Sergio. Buona. Sergio viene tesserato all'istante e partecipa ad una partita. Ragazzi, fatto quindi, posto da dormire, c'è. Io ce l'ho da dormire, c'è. Anche per Gilbert da dormire, c'è. Quindi a 25.000 like, ragazzi, partita ufficiale all'MSP. Quindi spaccate questo video tutto, ragazzi, e mandatelo a tutti quanti. Detto questo, ragazzi, siamo alla fine di questo provino. Ringrazio ovviamente Gilbert e Sergio che sono prestati a venire con un freddo non indifferente. All'inizio facevo freddo, quando io ho preso il caldo si è scaldato, quello io ho anche toglio le guanti. Fa vedere guanti. Questo è da cucina però. Questo guanti è per la neve, bro. Questo è da cucinare. Perché ragazzi, prima compravo le guanti normale, andavo all'allenamento, mi raga, sentivo sempre freddo. Io dico ok, va bene, come ci vuoi. Mi sono comprate questo è proprio può andare alla neve. Questo non si sente un cazzo. Ragazzuoli, io vi ringrazio per aver visto l'ennesimo video, ma soprattutto questo episodio, grandissimo episodio dell'MSP. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Comprate il libro di Prenotate ragazzi tutte le cartolerie d'Italia. Prenote e la storia di Gilbert Nana. La storia di Gilbert Nana, l'uomo ragazzi, che si nasconde dietro questo. Prenotatelo, link in descrizione. Commentate chi volete che venga a fare il prossimo provino qui all'MSP. E detto questo, vi saluto. Dai ragazzi, dai!